L'ho già finita tutta. Passare. Settimanale della terra della biodiversità San Giorgio Canavese. Noi di Obiettivo News siamo di nuovo qui con una diretta per voi. Un mercato vivo e oggi qua c'è della musica eccezionale. Della musica eccezionale, arpa celtica di Martina. Benvenuta Martina. Grazie mille. Suoni da tantissimo, immagino. Sì, ho suonato 8 anni fa. Ho dovuto smettere per problemi tecnici, ma ho ripreso quest'anno. Ti vediamo sovente nei mercati ad allietare con la tua musica. Sì, sì, vado a suonare per i mercati del Canavese per mostrare una musica nuova che non è tanto comune in questi luoghi, vedere un'arpa, quindi lo faccio per le persone. Sì, effettivamente non è comune ed è particolare anche la tua arpa e la musica che fai. Sì, è tutto un repertorio che va dal celtico al medievale. Poi ovviamente anche pezzi contemporanei, tratti da film, faccio un po' di tutto se riesco. Ascoltiamo qualche pezzo? Certo. Dopo un'interazione con un'altra figlia di Apple,
Martina, complimenti davvero. Allora, il mercato della terra della biodiversità è vivo. Abbiamo tanti produttori con prodotti autoctoni, prodotti di stagione, prodotti molto molto particolari. La gente, la musica e tra poco, prego prego, e tra poco avremo anche qualche visita particolare. Non sono qua da sola questa mattina, come al solito c'è Christian, mio amico e collaboratore, quindi anche lui vedrete tra poco davanti a questo schermo. Prego prego, la gente si blocca, teme di passare, ma passate pure tranquillamente. Allora, tanti prodotti e la musica. Allora, sentiamo ancora un pezzo di Martina in attesa che arrivino gli ospiti del mercato della terra della biodiversità settimanale di questa mattina. Grazie. Thank you.
Buongiorno a tutti, come anticipato prima dal direttore di Obiettivo News Magda Bersini, oggi ci sarò anche io davanti alla telecamera. Ecco, perché è importante questo mercato della biodiversità? Negli ultimi anni, con la pandemia, molte cose sono cambiate, molte abitudini, il Covid ci ha trasformato molte abitudini e quindi è importante riuscire a tenere un contatto col mondo della biodiversità, col mondo ecologico, soprattutto perché in questo momento i governi, gli stati stanno cercando di cambiare le nostre abitudini per cercare di costruire un mondo migliore e avere abitudini migliori che si possano, tra virgolette, complementare con il pianeta Terra e con il nostro ecosistema. Quindi questo mercato è un punto di partenza per il Canavese, per San Giorgio e per tutta, diciamo, la nostra area. E sarebbe bello anche vedere altri comuni, altri politici della zona intraprendere un percorso del genere, intraprendere, diciamo, un'educazione che parte dalle strade delle nostre città, dal mercato, che è una cosa che viviamo sempre a pieno e sempre quotidianamente, in quanto le nostre abitudini comunque da canavesani ci portano sempre a cercare i prodotti locali, e questo diciamo, dimostra anche l'affluenza che c'è sempre stata nei mercati anche nel periodo di pandemia, ossia la ricerca del prodotto, la ricerca del buono del chilometro zero. Quindi è importante, è un appuntamento importante questo di San Giorgio, il mercato settimanale della biodiversità, è un appuntamento molto importante, è un appuntamento che si spera venga simulato anche da molti altri sindaci della zona. Ecco, innanzitutto poi volevo farti alcune domande, se avevi qualche idea di qualche canzone che porti durante il mercato. Ma il mio repertorio si basa soprattutto sul tipo medievale. Sono irlandesi, inglesi, scozzesi e poi un po' ho suonato prima il tema di Jurassic Park, altri film di cui ho imparato pezzi. Com'è nata questa tua passione per la musica celtica medievale? È nata alle medie, che ho frequentato una scuola a indirizzo musicale e l'ho suonato per 3 anni, più 2 anni in una scuola privata. Poi ho dovuto lasciare per problemi che l'arpa ce l'avevo in affitto e ho ricominciato quest'anno qua. Se ci devi descrivere con alcune parole la tua arpa, diciamo, è come se fosse un prolungamento del tuo corpo, diciamo, cioè vivi insieme. Sì, è la forma della mia anima. Io credo che l'anima abbia una forma e ognuno ha la forma. Essere un oggetto, uno strumento musicale, un libro, mia è l'arpa. Ok, grazie mille. Prego per la prossima canzone.
di essere andata qua. Sono arrivati i bambini della scuola materna, ecco, questo è un segnale importante, quello di avvicinare appunto il mondo dei bambini alla biodiversità, ossia alle scelte green, alle scelte sull'alimentazione, che sono le scelte più importanti per il mondo di domani. E sarebbe interessante capire quali sono state le iniziative in questi ultimi anni a scuola, nelle scuole materne, per agevolare, diciamo, per improntare sui bambini un'idea di alimentazione corretta, anche perché appunto, come dicevamo prima, i bambini sono il futuro e i bambini devono crescere con... ecco abbiamo una maestra, buongiorno, ecco, volevo chiedere se ci sono delle iniziative nell'asilo, nella scuola, appunto per portare i bambini ad avvicinarsi al mondo della biodiversità, al mondo del mangiare bene, al mondo green. Sì, questo sì. Quest'anno, tra l'altro, la programmazione della nostra scuola materna parla proprio delle tradizioni della nostra regione e delle altre regioni d'Italia, quindi tutta la programmazione dell'anno in realtà è improntata proprio a questo, la riscoperta del folklore, delle antiche ricette, è un lavoro che faremo tutto l'anno. E oggi in particolare siamo venuti a incontrare gli anziani della casa di riposo, abbiamo portato un piccolo dono per loro, proprio perché insieme a tutta la programmazione dell'anno ci sono poi queste uscite dove le generazioni si mettono in contatto e quindi comunicano e dialogano tra di loro. Oggi è il primo incontro e speriamo piaccia. Diciamo, quali sono le ricette, bimbi, quali sono state le ricette che vi sono piaciute di più nel vostro percorso? Avete in mente qualcosa? A dire la verità, non abbiamo ancora iniziato da questo punto di vista, siamo più sulla stagionalità in generale, quindi ricette dobbiamo ancora trattarle, però insomma abbiamo visto le castagne, questa è una cosa che sicuramente a loro è piaciuta, è vero? Bimbi, vi ricordate delle castagne che abbiamo fatto in classe? Sì? Bene. Sì, quando escono sono un po' timidi, però... È stata una bella risposta da parte dei bimbi, diciamo. Il dialogo anche con i genitori com'è per appunto avvicinare i bambini? Ma per ora molto bene, nel senso che nella nostra programmazione abbiamo pensato anche appunto di coinvolgere sia i genitori che i nonni, proprio per trasmettere magari antiche ricette, cose che avevano anche tradizioni familiari e unirle appunto a tutti i prodotti di stagione, che d'altra parte insomma, una volta la cucina era molto più legata alla stagionalità di adesso, quindi anche loro hanno questo tramite dalla propria famiglia, che ci sembrava un aspetto importante. Okay. Grazie mille, molto gentile. Possiamo andare avanti? Buona continuazione. Thank you.
Eccoci qua con il direttore della casa di riposo di San Giorgio. Gli ospiti saranno appunto i signori ospitati da voi dalla casa di riposo. Ecco, abbiamo parlato di un progetto, c'è stato un progetto sulla biodiversità con i signori che voi ospitate. Se vogliamo parlare un po' di questo progetto, da dove è nata questa adesso iniziativa? Stanno visitando i vari banchi del mercato, un gruppo di alcuni nostri ospiti della casa di riposo. Sì, è un progetto che l'amministrazione ha proposto già tempo fa, quando è nata l'idea da parte del comune appunto di questo nuovo mercato con i produttori agricoli. È stato subito sposato dall'amministrazione della casa di riposo, perché ovviamente va a recuperare quei ricordi anche per gli anziani che erano molto legati al mercato, all'acquisto settimanale dei prodotti, e quindi è stato molto interessante. Purtroppo il periodo del Covid ha rallentato già nei primi mesi di avvio del mercato le visite da parte degli anziani, perché non c'era ancora non era stato completato il ciclo vaccinale, diciamo, della popolazione in generale, quindi c'era sempre il timore di muoversi. Adesso piano piano abbiamo potuto attivare questa prima giornata di visita. Ci sono le nostre ospiti, le nostre signore che stanno visitando il mercato, e quindi nel frattempo però abbiamo raccolto, ma questo lo facevamo già con il nostro servizio di terapia occupazionale, abbiamo un giornalino nel quale le nonne soprattutto raccontavano le ricette del pane, delle torte, e le raccoglievamo allora solo in questo giornalino per poi farle vedere ai familiari. Adesso si stanno rielaborando anche con il cuoco, in modo tale da poterle poi a mano che i prodotti lo permetteranno cucinare per tutti gli ospiti della casa di riposo. Quindi insomma, questa è il futuro progetto, e poi quello magari di poter avere un interscambio anche con i bimbi più piccoli e più grandi, magari in casa di riposo, per poter proporre e presentare queste ricette e far nel frattempo incontrare i giovani con i nostri nonni, ecco. È stata un'idea molto stimolante, presumo, per i signori. Per la fascia di età che ha vissuto il mercato come si intendeva 30-40 anni fa, è sicuramente molto importante, perché i nostri nonni vivevano principalmente
del mercato settimanale, ecco, quindi sicuramente stimola vecchi ricordi molto importanti. Lei, se vuole fare un appello sulla biodiversità, il fatto di tornare a andare al mercato anche per i più giovani, per esempio per i bimbi, cosa vuole dire, cosa può dire? Ma sicuramente sono prodotti intanto di calibro totalmente diverso, perché sono prodotti del territorio con una qualità nettamente superiore, va rivalutato questo tipo di, diciamo, di mercato, di vendita dei prodotti locali, perché è importante, uno, per dar vita, per ridare vita al mondo locale dell'agricoltura, ma anche perché effettivamente non è il prodotto classico che possiamo trovare, senza nulla togliere, diciamo molto più industriale, ecco, meno legato al tempo e al clima del territorio, alla qualità del territorio, quindi sicuramente va rivalutato, e qui ce n'è la possibilità, perché al giorno d'oggi è molto difficile, dato che è difficile dal punto di vista commerciale riuscire a far fronte a questo prodotto, ai prodotti di nicchia, a queste piccole produzioni, piuttosto che a queste piccole possibilità di vendita. Siamo abituati al mondo dei grandi centri, ecco, quindi, che ha rovinato un pochino indubbiamente questi prodotti di qualità. Questa è una piccola risposta ai cambiamenti che la pandemia ci ha portato ad avere, ossia quello di andare sempre al supermercato. Assolutamente. Esatto. Che anzi, questo periodo ci ha proprio insegnato riattivato questa differenza che prima si era persa, ecco, perché era tutto più caotico, si focalizzava meno su questo aspetto, ecco. Io, nell'attesa di chiedere alle signore che voi ospitate quali sono le ricette che... Stanno ancora finendo il giro in piazza e poi arriveranno in qua. Io nell'attesa la ringrazio, è stato gentilissimo. Martina, se vuoi continuare, prego. No, facciamolo insieme l'intervista col maresciallo. Grazie Martina. Allora, il prossimo intervistato sarà il sindaco di San Giorgio, ideatore di tutto ciò. Diciamo uno degli ideatori. Uno dei. L'attuatore. L'attuatore. Uno dei. Al sindaco. Uno dei tanti. A sto giro siamo al secondo appuntamento, fa un po' più freddo rispetto alla prima volta, però cosa ci vuole dire per questo secondo appuntamento? Cosa ci dice? Ma allora, diciamo, con questo secondo appuntamento intanto saluto i giovanotti della scuola materna che sono venuti a trovarci, che si fanno questa passeggiata di fine ottobre al mercato. Intanto che la seconda puntata vuol dire che siamo andati avanti. E quello che voglio raccontare è come siamo andati avanti. Siamo andati avanti bene. Come comunità mi sembra davvero che questo sia stato un progetto che aveva una fortissima ambizione che un po' per volta si sta materializzando. Stamattina ne parlavo con gli amici, effettivamente già anche solo la logistica delle automobili
sta cambiando un po' la geografia, perché questa via è una nuova via di mercato. I produttori mi sembrano che si stiano aggregando. Il mercato vuole tempo, è un luogo di relazioni, è per quello che veniamo a fare queste cose nel mercato. Quindi direi che tutto questo ci vedrà concentrati fino a fine anno, proprio perché vogliamo costruire le basi ideali perché dalla prossima primavera questa via diventi un riferimento importante non solo per il mercato cittadino, ma per tutta l'area limitrofa. Come si è riusciti in questo piccolo miracolo, ossia di riuscire a far comunicare una scuola materna con una casa di riposo? Cioè, questo veramente penso sia una cosa degna di nota, è veramente una cosa eccezionale. Ma direi che per noi è semplice. Quando abbiamo pensato di ampliare il mercato e quindi farlo diventare settimanale, ci siamo posti una domanda, cioè se un mercato è un mercato di paese e di comunità, come si fa a fare comunità? Quindi nell'aspetto pratico, e abbiamo attivato un dialogo dalla scuola materna, scuola elementare, scuola media, associazioni e casa di riposo, e a ciascuno abbiamo chiesto di fare la loro parte semplicemente, quindi ai bimbi di venire, uscire, i più piccoli, di frequentare e vedere il mercato, perché penso che questa suggestione sia importante. Questo ha aiutato anche le maestre ad attivare dei progetti specifici sul mercato perché l'hanno trovato di interesse. Alle scuole abbiamo chiesto di elementari e medie di venire perché sono già più grandicelli, e abbiamo detto forse voi potreste intervistare gli anziani, cioè chiedergli, fare delle domande agli anziani, ad esempio su delle ricette. Ci sono tanti prodotti che finiscono magari tutti nella stessa zuppa, che sembra tutti uguale, ma in realtà ogni casa, ogni famiglia, ogni donna la cucinava con un suo tocco, una sua personalità. Direi che quella personalità di ciascuno di questi nostri anziani, se viene scritta e viene relazionata, è un bel testimone che lascia ai più piccoli, ai più giovani. Le associazioni fanno quello che loro prodigo. Questa di fronte a noi è la sede degli anziani, una vecchia chiesa sconsacrata, che è il gruppo non degli anziani, degli alpini, e probabilmente tra un mesetto sarà aperta, dove faremo, non lo so, la polenta, la bagna cauda di pomeriggio a chiusura del mercato tutti insieme con le associazioni. Quindi facciamo fare a ciascuno il loro, e mi sembra che stia venendo bene, e soprattutto partecipano anche alla relazione con i produttori, cioè tutto questo avviene non solo tra di loro ma insieme ai produttori, un atto semplice di comunità che però ha gli effetti che... Farò ancora una piccola domanda che può sembrare semplice, ma magari non è così tanto semplice: perché è così importante tutto ciò per i bambini? Perché è importante insegnare la biodiversità, il fatto di venire al mercato, comprare i prodotti locali, comprare il formaggio qui e non al supermercato? Perché tutto questo è così importante? Ma questo è importante per due aspetti fondamentali. Il primo è importante perché loro sono in un'età scolare e quindi possono apprendere e devono imparare a discriminare, a conoscere le differenze, cioè a capire che cos'è la biodiversità. Per un motivo fondamentale che vi dico dopo. Il secondo è che devono anche comprendere che cos'è la qualità alimentare, cioè loro qui comprendono da dove provengono i prodotti che poi si troveranno nella loro mensa, perché la mensa della scuola materna attraverso la casa di riposo cucina i pasti a tutti i nostri giovani locali, prendendo anche i prodotti di frutta e verdura e quant'altro da questo mercato. Loro devono apprendere la biodiversità in modo, come dire, con una coscienza profonda, come si fa con il clima, come si fa con i rifiuti, perché verosimilmente negli anni a venire, quando loro saranno persone adulte, l'industria intensiva alimentare sarà molto più diffusa, probabilmente le fattorie, le cascine saranno verticali, automatizzate, e la produzione sarà molto legata alla chimica. E non vuol dire che dovremmo essere solo legati a quello, perché probabilmente qui in Italia, come in altri paesi europei, si dovrà produrre per i miliardi di individui che ci saranno nel mondo. Noi qui abbiamo la facoltà di poter fare anche il nostro giardino, il nostro orto nazionale, e continuare a mangiare dei prodotti che sono una straordinarietà unica in tutto il pianeta. Probabilmente se ne prenderanno coscienza
saranno ancora più orgogliosi di vivere in queste terre, coltivare questi prodotti e gustarli ancora meglio quando saranno a tavola. Sindaco, grazie mille. Vuole fare un ultimo appello? Vuole augurare un buon proseguimento? Senza dubbio. Intanto, buon proseguimento per la giornata di oggi. L'appello è: venite a trovarci tutti i martedì mattina al mercato di San Giorgio, perché ne vale la pena, perché i produttori sono in gamba e vi terremo informati sulle altre iniziative che durante il mercato verranno fatte da qui in avanti. Grazie mille e buon lavoro, Sindaco. Grazie a voi. No, non scappare Cristian, perché ti rubo solo un secondo microfono e poi ti lascio fare le interviste. A parte il fatto che prima mi sono scordata di dire che Martina è un'artista di strada, quindi questa è un'altra particolarità del suo lavoro, della sua opera e della sua attività. Sono arrivati, ci hanno raggiunto questa mattina a quel mercato della terra della biodiversità, oltre ai bambini della scuola materna, gli ospiti della casa di riposo. Prima avete già sentito il direttore della casa di riposo intervistato da Cristian, che stanno seguendo un progetto particolare sul recupero delle ricette antiche legate ai prodotti stagionali, anche perché alla casa di riposo di San Giorgio Canavese mangiano i prodotti autoctoni, i prodotti stagionali, i prodotti del mercato dei produttori. Io lascerei ora Cristian, ti passo la palla, okay. Subdolamente, intervistare la signora che si occupa di questo progetto. Sì? Possiamo intervistarla? Sì. Prego. Buongiorno. La signora che si occupa, io vi lascio qua, sì? Di questo progetto. Cristian, a te. Prego. Grazie mille. Ok. Allora, come è nato il progetto di cui abbiamo parlato fino adesso? Sia quello di cercare di raccogliere le informazioni sulle vecchie ricette delle signore che sono ospitate nel vostro stabilimento? Ma allora, mi hanno parlato di questo progetto, quindi io poi ho iniziato, siccome io faccio dei gruppi all'interno della casa di riposo con i nostri ospiti, le ho raccolte e abbiamo provato a ricavare delle ricette in base ai prodotti appunto locali a chilometro zero e anche per stimolare un po' quello che erano sia i ricordi delle persone e sia un po' appunto il loro vissuto, quindi cercare di ricordare quello che una volta facevano per la famiglia, e quindi abbiamo ricavato delle ricette che abbiamo scritto e abbiamo portato nel caso in cui si volessero condividere. Okay, sono delle ricette di pranzo, probabilmente mi verrà fame. Leggo polpette di zucchine al forno, sì. Chiederemo meglio alle signore. Sì, questo è un esempio, oppure una signora, Carolina, Carla, diciamo, noi la chiamiamo Carolina, era una vecchia cuoca, un'ex cuoca, e quindi ci ha dato un po' di consigli, per esempio una torta di mele, oppure lo strudel di mele. È stata una cosa molto stimolante, penso, per... Sì, sì, molto, poi in particolare per lei, perché essendo un'ex cuoca... ne aveva tanto da dire, e comunque anche un po' per sia l'autostima personale che la motivazione, insomma, prendere parte anche a un qualcosa comunque li aiutano, li rende partecipi ancora del di oggi. Per esempio, non so, muffin alla banana, muffin normale e Madeleine, sono sempre delle sue ricette che ci ha trasmesso. Come è andato il giro di prima al mercato? Bene, bene, è stato bello, abbiamo accompagnato gli ospiti che erano molto contenti di rivedere un po' quella che era la vita del paese. Questa è la prima volta che tornano al mercato? Sì, sì, la prima volta che li portiamo fuori, è stato anche bello per loro proprio perché hanno incontrato anche delle persone che facevano parte, no, del loro quotidiano. Quando si usciva ad andare al mercato si incontravano delle persone del paese, quindi tanti di loro le hanno riconosciute, le hanno salutate ed è stato un bel momento, ecco, quindi è stata una bella iniziativa. Complimenti per l'iniziativa e grazie a te. Martina, volevo chiederti il prossimo brano, hai qualcosa in mente? Ci vuoi parlare? Ok, vuoi fare? Ok, prego. Quando vuoi iniziare.
tutta la mia moneta. Ti hanno intervistata? Non so neanche Fanciulli. Bravissimi, bravissimi i bambini della scuola materna che ci hanno allietato con una bella canzone. Abbiamo ancora, forse hanno una sorpresa per gli ospiti, giusto, della casa di riposo. Allora io mi sposto. Guarda di là. Cristian vi segue con la videocamera. Adesso aprono anche il regalo. Vediamo Cristian se riesce a inquadrarlo. Bello! Bello!
Con scritto vi doniamo le nostre impronte affinché possano accarezzarvi dolcemente. Scuola d'infanzia che auguro. Prego, prego, passate pure. Diamo la manina di come prima. Adesso i bambini, prego, prego. I bambini ci salutano. Sì, allora, chi è che vi prima? Era Roberto, forse, vero? Lui era con me. Allora, tu sei compagno di prima. Vado bimbi. Di là verso gli ospiti. Dila della manina, lei prego con te. Un bellissimo. Vediamo se ci inquadra. Non ve l'aspettavate? No, assolutamente no. In realtà è stata veramente improvvisata la cosa, perché non, avevamo concordato la visita al mercato, ma non, quindi sicuramente fa piacere, lo metteremo in casa di riposo e lo faremo vedere a tutti i nostri nonni, sicuramente. Perfetto, grazie mille, grazie a voi, arrivederci, grazie. E adesso diamo di nuovo la parola alla musica, a Martina. Sembra quanto forza mia moglie che ho detto la notte di quel giorno, ma va bene che lei non ci sia. Ho anche il tonanco, una mattina sono venuti qua con me, non ti dico casino. Stavamo dicendo artista di strada, perché prima mi sono dimenticata di precisarlo. Cosa significa essere un artista di strada? Può significare molte cose. Io non ho cioè non so come definirmi esattamente. Innanzitutto non sei pagata per essere qui. No, io lo faccio appunto per così, per solidarietà. Io non ho un lavoro, quindi è l'unica cosa che posso permettermi. E se posso infilarmi nel discorso, dato che si avvicina l'inverno, il freddo e tutto quanto, quindi lo strumento patirebbe tantissimo, rischia che saltano le corde, si spacchi il legno dal freddo. Ho aperto un sito su Produzioni dal Basso, che presto metterò su tutti i miei social di Martina Merlo Celtic Harp, nella quale chi vuole a buon cuore può aiutarmi anche a sopravvivere durante il
l'inverno, in modo che almeno non potrò più andare continuamente ai mercati appunto per l'abbassamento delle temperature, ma farò dirette nella quale suonerò, spiegherò i miei pezzi, magari anche proprio durante un momento di studio, mentre sto studiando un pezzo nuovo, che almeno si può vedere come faccio, come accordo l'arpa, spiegare un po' la funzione. E così almeno anche per quest'inverno posso cercare di sopravvivere come meglio posso. Certo, ripetiamo l'indirizzo. E le pagine sono la pagina Facebook Martina Merlo Celtic Harp. Perfetto, seguitela e aiutatela, mi raccomando. Qua sono spariti tutti, non c'è più nessuno da intervistare perché si avvicina l'ora di pranzo e allora tutti pensano a correre a cucinare i prodotti che hanno acquistato qui al mercato settimanale della Terra della Biodiversità a San Giorgio. Venite, mi dicono che non si sente, va bene, perfetto, come l'ho detto, chiudiamo e continuate, sono riuscite a farmi perdere del filo, credete che è incredibile, perché quando della regia ti fanno insegnare, va bene, venite a San Giorgio il martedì al mercato della terra e della biodiversità, e se vi credo.